E ritorniamo in diretta in Voce delle Chiese, ritorniamo con la nostra puntata di oggi e proseguiamo anche, a dir la verità, questo percorso che stiamo facendo da qualche giorno in vista del 90° appuntamento al Colle della Croce per il culto, o meglio la rencontre, questo incontro si fa ogni anno, una volta all'anno, una domenica all'anno, la terza domenica del mese di luglio, solitamente. Infatti quest'anno sarà domenica 23 di luglio, un incontro tra le comunità protestanti del versante italiano, delle Valli Valdesi diciamo in buona sostanza, e le comunità protestanti invece del versante francese. E abbiamo appunto già avuto alcuni ospiti che ci hanno raccontato insomma come hanno vissuto le varie partecipazioni a questa rencontre, e do il benvenuto al nostro ospite, ovvero Adolfo Bartolomeo Rivoira della Chiesa Valdese di Rorà. Ciao Adolfo, benvenuto in Voce delle Chiese. Ciao Daniela, grazie dell'invito e dell'ospitalità. Grazie a te di essere venuto con noi a raccontarci insomma davvero una lunga frequentazione del culto del Colle della Croce. Ti ricordi quando è stata, quando sono state le prime volte a cui hai partecipato? Se non erro la prima volta è nell'estate del 59. 1959. Quando avevi? 19 anni. 19 anni. Sì, sì, sì. E poi insomma, quando hai potuto hai sempre partecipato. Ma diciamo almeno una trentina di volte, ecco. Ecco, cioè, insomma, ormai il percorso lo sai a memoria. Sì, sì, certamente, certamente. Su e giù. Quali sono i ricordi che ti porti dietro rispetto a questo incontro alle Colle della Croce, del culto, ma in realtà della festa? Perché anche prima fuori onda mi diceva che è proprio nata con l'idea di essere una festa. Sì, 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 si parlava della festa, perché era anche un'occasione per noi giovani valligiani. Ricordiamoci che siamo metà fine anni 50, era anche un momento per diciamo uscire un po' dal proprio paese, sì, allontanarci un po' dal campanile. Si ecco. Andava in Francia, andava addirittura oltre frontiera. Sì, all'estero senza passaporto e poi si scendeva. Si aveva il weekend completo, il sabato si scendeva da Bries in Francia, che è il primo comune che è il primo si comune, trova scendendo. Sì, sì, sì. E lì già all'epoca avevano quei mini market dove si comprava un po' di tutto, ecco, quelli che adesso noi qua chiamiamo i supermercati. Sì. E allora si trovavano già delle cose che magari qua in valle non si trovavano. Non si trovavano. Tipo ad esempio? Ah, le sigarette, la Gauloise Bleu, le cartine Job, quelle con i quadratini verdi sul pacchetto, gli accendini classici, quei piatti francesi, e poi il caffè. Non ho mai capito perché convenisse comprare il caffè. Allora chi aveva un po' di soldini da spendere coglieva l'occasione per farsi la spesa di quel genere. Poi al mattino risaliva al colle, partecipava al culto e scendeva. Quindi si univa un po', diciamo, anche questo aspetto, che forse aveva anche un po' il gusto, mi dicevi prima, del proibito, no? Del fare qualcosa che forse non era proprio del tutto consentito. Sì, ecco, perché anche poi non dimentichiamoci che all'epoca la Guardia di Finanza, che è di Stanza Bobbio, quel giorno faceva servizio sul colle. Ah già, controllava, quindi faceva anche aprire qualche zaino, giustamente, insomma, dava un senso un po' di serietà, insomma, di controllo. Però sì, ecco, sì, c'era questa occasione appunto molto bella per noi adesso. Ma nel adesso, 2023 dire vado in Francia no, è come dire vado in Australia o allora invece era una cosa già proprio fuori dal normale. Adesso potrebbe che sia andare in Francia. E poi insomma il culto è sempre stato molto frequentato fino a un certo punto, insomma c'è sempre stata una buona partecipazione. Sì, sì. Poi forse c'è stato un po' di stanchezza, un po' di poca partecipazione. Adesso si sta cercando di rilanciare questa rencontre, però tu hai un ricordo di tanta gente che partecipava. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì.
negli anni 60-70 c'era tanta gente che partecipava. Sempre con l'accompagnamento musicale, gruppi che cantavano, che suonavano? No, all'epoca non mi risulta. È una cosa un po' più recente. È più recente. Sì, più recente. Però sempre con la partecipazione appunto delle due comunità. Sì. Si sono formate anche delle amicizie magari con persone che abitano in Francia? Ma sicuramente, perché da Rorà c'è parecchia gente che negli anni 60 è emigrata in Francia, e quindi per l'occasione salivano al colle dal versante francese ovviamente, e lì incontravano i parenti e gli amici che salivano dal Prà. Era un'occasione anche per vedersi? Per vedersi, probabilmente tanti si vedevano una volta all'anno in quell'occasione lì. Certo. Sì. E tu partecipavi anche con la tua famiglia o più che altro con gli amici? Con gli amici oppure da solo. Sì, sì. Facevate la serata da Bries, si ferma, insomma c'era il momento ovviamente di notte, che poi era più di festa che non altro, e poi si saliva al culto. Sì, sì. Ma una volta per esempio sono salito il sabato, al tardo pomeriggio del sabato, sono arrivato al colle che era praticamente quasi notte, e lì c'è un rudere, credo ci sia ancora, almeno fino a 3 anni fa c'era, del corpo di guardia di frontiera, ed aveva ancora il tetto. Faceva un po' da riparo. Un po' da riparo, così, e la porta ormai era stata divelta, era posata per terra, così ho gonfiato il materassino, steso il sacco a pelo, mi sono fatto una dormita perfetta al mattino. Ero lì, per fortuna non era uno di quegli anni in cui c'erano tipo -2, -3 gradi su al No. C'era brutto tempo. No, sì, perché è un fattore anche molto determinante per l'incontro è sempre il tempo, certo. Anche perché è molto alto il colle, siamo a 2300 metri. 2300, circa. Ma più che l'altitudine è proprio l'esposizione. Io mi ricordo, non so se nell'80 o nell'81 c'è stato un vento fortissimo. Siamo stati su, la famiglia aveva già Matteo, e aveva 5 o 6 anni. So che da lì, dalla casermetta della Coccia, per raggiungere il colle, ho dovuto prenderlo per mano, altrimenti lo sollevava. C'è tanta gente che è tornata indietro, non ha potuto attraversare. Quindi sì, certo, ovviamente in montagna si sa che... Ma è chiaro. Il meteo è determinante. Determinante. Per la realizzazione degli eventi. Però insomma so anche di anni in cui alcuni coraggiosi sono saliti lo stesso, anche insomma in condizioni... Sotto la pioggia. Un po' precarie, neve in certi casi, ghiaccio, grandinate, insomma. Certo. Non è semplice in quel momento. No, non è semplice, perché poi lassù non trovi un riparo. No, è tutto esposto. Tutto esposto. E quindi, certo, quindi rimani in balia di quello che c'è, come intemperie. Sì. Parteciperai anche quest'anno? Se ce la farò, con la salute, sì. Bene. Allora, noi ti ringraziamo tanto, Adolfo, per essere stato con noi, aver condiviso questi ricordi. Ah, già, ho dimenticato una cosa. Sì? Ultimamente ci vado... con mia moglie, sì. Su, al culto? Sì. Bene. Ovviamente ci fermiamo al culto e basta. Bene, allora, guarda, davvero grazie per essere stato con noi, sono dei bei ricordi, delle belle testimonianze, ma anche un po' un rilancio verso il futuro. Quest'anno si stanno organizzando queste 3 giornate di festa, di nuovo, della Rancontre, del culto al Colle della Croce, venerdì 21 luglio, sabato 22 luglio e poi il clou, diciamo, la domenica 23 luglio, con dei concerti. Ricordiamo, il 21 luglio, il venerdì sera, ci sarà il concerto a Bobbio Pellice con gli Ambassadeurs delle Seven, che si esibiranno insieme ai trombettieri della Val Pellice. Sarà inaugurata anche la mostra su pannelli dedicata ai 90 anni appunto della Rancontre, che è stata preparata dalla Fondazione Centro Culturale Valdese. Il giorno dopo, il sabato 22 luglio, ci sarà il concerto invece alla Conca del Prà, il rifugio
Gervis del Coretto Valdese di Torre Pellice, e poi la domenica il culto al Colle della Croce e l'inaugurazione di un pannello che è stato preparato dall'Ufficio Beni Culturali della Tavola Valdese, che ricorda proprio il significato di questo luogo in Alta Val Pellice. Io ringrazio Adolfo Bartolomeo Rivoira, che è stato con noi e ha condiviso un po' di ricordi della sua giovinezza, della partecipazione al culto, e invitiamo insieme, io Adolfo, tutti voi insomma, a partecipare. Segnatevi la data, domenica 23, sabato e domenica, se volete spezzare il viaggio a metà, si può dormire appunto alla Conca del Pra. E grazie ancora per essere stato con noi. Salite al colle.